Cortona compare ancora oggi con un aspetto non troppo diverso da quello del periodo etrusco, adagiata su un colle in posizione dominante sulla Val di Chiana e circondata da possenti mura. Il suo glorioso passato fu riscoperto sin dal Rinascimento e già Giorgio Vasari, in una sua lettera, ricorda la Tanella di Pitagora. Due secoli dopo, nel 1727, nascono all'interno di Palazzo Casali il primo museo e biblioteca destinati alla pubblica fruizione a cura dell'Accademia Etrusca. La stessa Accademia incrementerà le proprie collezioni acquistando a proprie spese, oltre un secolo dopo, il celebre lampadario etrusco venuto alla luce nel 1840 in località Fratta di Cortona. Nel 1842 ebbe luogo lo scavo da parte di Alessandro François di una tomba del tumulo di Camucia, proprietà della famiglia Sergardi, che restituì un importante corredo, tra cui il celebre letto funebre con le piangenti. A partire dall'inizio dello scorso secolo, partono gli scavi regolari dei tumuli arcaici del Sodo, comunemente noti con il nome di Meloni. Nel 1908, l'allora soprintendente Luigi Adriano Milani e dopo di lui Luigi Pernier esplorarono il tumulo primo del Sodo, mentre nel 1928 Antonio Minto concentrerà i suoi sforzi sul tumulo secondo, indagando la tomba 1, allora l'unica visibile. Nel corso degli anni 20, Aldo Neppi Modona riuscì ad individuare l'intera cerchia muraria etrusca di Cortona. Tra il 1951 e il 1953, Guglielmo Metzke promosse gli scavi di due altre tombe etrusche di età ellenistica, la Tanella Angori e la tomba di Mezzavia. Una nuova scoperta risale al 1964, quando fu messa in luce da Piera Bocci Pacini un'altra tomba all'interno del tumulo di Camucia. Dopo il 1985, l'anno degli Etruschi, l'amministrazione comunale finanzia alcuni progetti di archeologia urbana. Tra i molti monumenti veniva per prima indagata la porta ghibellina o bifora, completamente restaurata nel 1995. A partire dagli inizi degli anni 90, la soprintendenza per i beni archeologici per la Toscana rinveniva in stato di crollo, nel corso di nuove indagini del tumulo secondo del Sodo, un imponente altare a gradoni, decorato da palmette e da sculture allegoriche, e poco dopo una seconda tomba ricca di molti preziosi in oro. Nel 1992 riaffiorava da località imprecisata la Tabula Cortonensis, un contratto terriero redatto in lingua etrusca su bronzo, terzo testo etrusco più lungo al mondo. In località Ossaia, il sito della Tufa, scavato costantemente dal 1992 ad oggi dall'Università di Edmonton, ha invece restituito una grandiosa villa romana, ricca di mosaici. Da ultimo, tra il 2005 e il 2008, non lontano dal tumulo secondo del Sodo, si sono rinvenuti due circoli litici di natura funeraria, riferibili ad età orientalizzante, con all'interno rispettivamente 6 e 15 tombe a cassetta, i cui corredi sono esposti presso il MAEC e nella presente mostra.